precedute da un lungo lavoro preparatorio, dovuto soprattutto all'alacre dinamismo del sindaco ingegner Giovanni Milano. Il 13 febbraio si tennero in città le celebrazioni per commemorare il quattrocentenario della disfida di Barletta. Fra le diverse iniziative a cura del comitato promotore delle celebrazioni centenarie, fu stampato un numero unico realizzato da un nutrito gruppo di redattori, fra cui, insieme ad apprezzati autori locali, spiccavano anche nomi di levatura nazionale come Giovanni Bovio, Francesco Carabellese, Ruggero Bondi, Geremia Discanno, Arturo Graf, Antonio Iata, Filippo Pastonchi, Emilio Panzacchi, Francesco Paolillo, Ludovico Pepe, Francesco Saverio Vista. Il testo, riccamente illustrato e ornato da una splendida copertina a colori, conteneva, come era detto nell'introduzione, pagine ricche di prose, poesie e frammenti storici di uomini noti e reputatissimi nelle scienze e nelle lettere, sicché il giornale è lieto di unire la sua voce a quella di tutti i cittadini di Barletta e d'Italia, che hanno voluto rievocare l'avvenimento, benché fosse un tempo dominato dal più acceso anticlericalismo. Tuttavia la monografia non dimenticò di ricordare il ruolo avuto dal clero di Barletta, e particolarmente dal capitolo cattedrale, nel tramandare nei secoli la famosa sfida.